vedi c'è scritto teacher stremo, ovviamente in fase di completamento, e verrà ovviamente data quando poi saranno disponibili le varie macchine. Andiamo sulla selezione rete che ci dà la connessione wifi e sostituiamo, mettiamo il codice, andiamo con il login e ovviamente le funzioni, proviamo subito la funzione videocamera, io posso selezionare, selezioniamo così, vado a bloccare l'immagine. Viene proiettata l'immagine, io posso interagire. Andiamo a scriverci sopra. Abbiamo poi la possibilità di mostrare documenti, di mostrare delle foto e l'opzione browser con la quale, diciamo, ricercare nel caso di una lezione, quindi di un'interazione con la lezione su argomenti particolari, quali potrebbero essere delle immagini da mostrare agli studenti, di andare a selezionare una fotografia e quindi poter interagire anche con la stessa.